parli di teoria democratica normativa, che tratta per cui con le giustificazioni, diciamo, etiche della democrazia, delle istituzioni democratiche, o affronti anche una teoria descrittiva ed esplicativa della democrazia? Dunque, io non credo che sia appropriata l'espressione teoria normativa, anche se tutti la usano. Teoria è una visione, e per quanto riguarda l'oggetto ideale nel senso neutro del termine, l'oggetto logico democrazia, chi si esercita come me da molto tempo su questo oggetto logico cerca di costruire le condizioni alle quali ha senso parlare di democrazia a proposito di realtà esistenti o possibili. E queste condizioni quali sono? Beh, una lunga tavola di condizioni, provo a davvero riassumerle. Diciamo. Premessa. Non è sempre chiaro al grande pubblico quali sono. Infatti, non solo al grande pubblico. Mi permetti una battuta. Io non credo a quello che una certa parte dei nostri colleghi chiamano i concetti essenzialmente contestabili. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, c'è comunque sempre una grossa parte stipulativa nella ridefinizione dei concetti, che vuol dire proviamo a metterci d'accordo che intendiamo per quella parola quella serie di cose lì, quei connotati, denotati lì. Io sono convinto che se ci mettessimo intorno a un tavolo noi e un po' di rappresentanti dell'islamismo radicale, di quelli che ti dicono la democrazia è contro il volere di Allah, eccetera, se fossimo abbastanza bravi e onesti gli uni con gli altri, dopo 15 giorni di intensa discussione ci metteremmo d'accordo su un significato condivisibile della parola democrazia. Dopodiché, proprio sulla base di questo significato, noi diremmo a me piace, e loro direbbero no, vedi che è il regime del diavolo. Questo è la mia posizione. Tu, alla luce di ciò, cosa pensi della cosiddetta esportazione della democrazia? L'imposizione dell'autodeterminazione è una contraddizione di atto, una contraddizione in termini, ecco. Uno stecchino. La democrazia è sempre desiderabile? Dipende dalla tua scala di valori, per gli islamici no. Però che cos'è la democrazia? È una parola. Dopodiché noi possiamo andare a vedere ed è opportuno cominciare sempre a ragionare in questi termini. Quali sono i significati prevalenti, ancorché imprecisi, non perfettamente delineati, che a questo vocabolo sono stati associati in diverse epoche nella storia della nostra cultura. E determinato come abbastanza facile determinare che democrazia non vuol dire partecipazione popolare, vuol dire autodeterminazione di un collettivo da parte dei suoi stessi membri, allora si può tentare, come molti tentiamo ciascuno con i propri strumenti, di determinare a quali condizioni in senso logico ha senso parlare di democrazia, attribuire questa etichetta a questa o quella realtà, nel senso logico di condizione. Se si verificano A, B, C, D, allora c'è un sufficiente grado di autodeterminazione di un collettivo. Contro l'attuale governo cosiddetto tecnico è stato sollevato erroneamente, a mio avviso, il dubbio. Ma non è solo erroneamente, è una bestialità, è una delle tante, diciamo, bestemmie teoriche che sono il portato di quello che io chiamo il secondo ventennio della sciagurata storia patria. Un governo in un regime democratico configurato dal punto di vista istituzionale in un sistema parlamentare è tale, è in carica, è soggetto titolato a fare quello che fa se ha la fiducia delle Camere, se ha la fiducia del Parlamento. In questo caso ci sta. Qual è la, se c'è l'autorità della democrazia, che è molto diverso da dire l'autoritarismo della democrazia? No, direi che
un simile interrogativo è mal posto, a meno che sottintenda qualcosa che dirò tra un attimo. Una forma di governo è un insieme di regole per la produzione di regole. Bobbio richiamava regole del gioco, poi non sono soltanto regole formali nel senso più vuoto del termine, anzi tutt'altro. Funziona o non funziona? Funziona bene o male a seconda dei criteri di giudizio che ciascuno adotta, in base alla bontà dei giocatori. Le regole del gioco sono innocenti di fronte all'abilità o bontà dei giocatori. Però le regole ci devono essere. Le regole sono il significato della parola democrazia. Nel 2000, tra i tanti libri che hai, saggi che hai scritto, nel 2000 è uscito Contro il governo dei peggiori, la terza. Sì. Ci dici qualcosa su questo governo dei peggiori? Due cose, anche qui, se mi permetti, un po' scherzosamente, come la battutina sugli islamici. In realtà questo libro era stato intitolato non solo da me, ma concordato con Giuseppe la Terza, una grammatica della democrazia, perché è strutturato almeno la prima parte analizzando nei discorsi democratici della storia della cultura occidentale i sostantivi, gli aggettivi e i verbi che si usano quando si parla di democrazia. Contro il governo dei peggiori era il sottotitolo, dopodiché all'ora di buttarlo in libreria Giuseppe la Terza mi disse: senti, se noi intitoliamo una grammatica della democrazia, oltre ai tuoi studenti lo vediamo a 5 persone, se invece facciamo l'inversione, lo chiamiamo Contro il governo dei peggiori, vendiamo, cioè vendo lui molto di più, che aveva ragione. E comunque il governo dei peggiori è un'invenzione, se vuoi un divertissement, ma un divertissement, che mi è venuto in testa nel 94. Chiunque ci ascolti può immaginare che cosa significa. No, diciamolo per i giovani, per i giovanissimi, diciamo cosa. Nel 1994 è iniziato il secondo ventennio della sciagurata storia patria, che per ora, non illudetevi, è concluso. Concordo. E comunque, appunto, ragionando un po' al contrario su un topos classico della storia della filosofia politica, vale a dire la figura, il concetto, l'idea di governo misto. Polibio l'aveva addirittura elevato al rango della settima forma di governo, il governo misto, intendendo per governo misto quella forma di governo che riunisce in sé i principi e le virtù delle forme di governo migliori, cioè della monarchia, ovviamente non della tirannide, dell'aristocrazia, ovviamente non dell'oligarchia, governo dei ricchi, e della democrazia, perché Polibio intendeva con democrazia una forma di governo buona, quasi tutti gli altri greci no, e non dell'oclocrazia, governo della plebaglia. Di fronte al primo governo illusionistico telecratico e con tutto quello che ne è seguito in Italia, ho provato a pensare: ma che cosa succede se come commistione, come mistura, proviamo a mettere insieme non i principi e le virtù, ma i vizi delle forme di governo peggiori, e quindi della tirannide, della monocrazia tirannica, del governo dei ricchi avidi accaparratori e della plebaglia? E hai la composizione del primo governo plutotelecratico del secondo ventennio della sciagurata storia patria. Per questo ti esprimevi contro il presidenzialismo, poi ci sono anche altre ragioni per esprimersi contro il presidenzialismo? Contro il presidenzialismo, diamo perlomeno una referenza, non voglio dire dotta, ma scientificamente consolidata. Uno dei maggiori teorici della democrazia del XX secolo, Hans Kelsen, riteneva che il presidenzialismo o fosse una forma di autocrazia, che è il contrario della democrazia, o che fosse la più autocratica delle forme di governo che possono rientrare in un'accezione latissima di democrazia. In ogni caso, il presidenzialismo, o peggio ancora, il
governo forte del primo ministro, sono una delle tante deformazioni che non sono in serie, formano sistema, che hanno attraversato questo secondo ventennio, ma che non riguardano solo l'Italia, riguardano il mondo. Si parla di presidenzializzazione dei regimi parlamentari, dei sistemi parlamentari in giro per il mondo. E questa deformazione, questa degenerazione porta a concepire e a congegnare la vita pubblica, il gioco democratico in un senso molto serio di gioco, sulla base di un'unica regola o di una regola sovrana: chi vince piglia tutto, tutto il potere vincitore. Per questa ragione hai parlato del fantasma della libertà. In un altro testo, sì. Sì, in un altro testo. Quale libertà? Un testo sì. Che hai curato con... Sì, il fantasma della libertà. Quale libertà? Ma un pochino ne parlerò anche questa sera. Il concetto di potere che mi avete chiesto di affrontare, di delineare, dal punto di vista delle relazioni intersoggettive, dal punto di vista della filosofia politica, della teoria politica nel più ampio senso intesa, deve nel senso logico, teoretico, voglio dire, essere contrapposto al concetto di libertà. Ovviamente sono due macro concetti che possono essere ridefiniti in molti modi. Potremmo dire così: una delle facce della patologia degenerativa dei regimi cosiddetti di democrazia reale, quei regimi reali, regimi in senso neutro, regimi reali che, perché siamo molto ostinati, continuiamo a chiamare democrazie, una delle patologie è la confusione tra libertà e potere, o meglio, poteri che si travestono da libertà, si ammantano della libertà. Per questo in un altro tuo libro uscito a cura tua di Valentina Bazzè, sempre per la Terza, nel 2010, parli di democrazia al crepuscolo, per questo rapporto. Democrazia al crepuscolo, diciamo così, io ho cercato di individuare, non che giuri sulla precisione, esattezza gesuitica di una tavola di condizioni, ma ho cercato di elaborare 11 condizioni della democrazia, 10 più 1. E di usare questa tavola anche come metro, come criterio di giudizio delle quelle realtà che ci ostiniamo e continuiamo a chiamare democrazie ostinatamente. E a mio giudizio si può misurare proprio una sorta di inversione di rotta negli ultimi 30 anni, non sto parlando dell'Italia in questo caso, della configurazione del mondo, di quelli che io chiamo i 30 ingloriosi, negli ultimi 30 anni un'inversione di rotta di un processo di democratizzazione che è diventato processo di de-democratizzazione, paradossalmente contemporaneo, paradossalmente all'apparenza, contemporaneo a quello che Samuel Huntington ha chiamato la terza ondata della disseminazione dei regimi democratici per il mondo, che tecnicamente c'è proprio stata la terza ondata, ma in questa terza ondata ha messo al mondo, accanto a democrazie, tra virgolette, democrazie punto interrogativo, consolidate o recentemente rinate, ha messo al mondo democrazie nuove o anch'esse rinate, che hanno in se stesse il virus della cachistocrazia, cioè del governo dei peggiori, e di quella che io chiamo autocrazia elettiva. Tutto il potere vince. Un lettore, non solo italiano, è messo oggi nella condizione di avere competenze di esprimere un buon voto, di votare per il migliore, oppure ci sono poteri, diciamo, mediatici, economici, eccetera, che non solo influenzano il sistema democratico, ma vanno a influenzare ovviamente anche il lettore alle urne. Nel 1984 Roberto Bobbio, disegnando un'altra tavola non di condizioni della democrazia, ma di promesse non mantenute della democrazia, e metteva fra queste il cittadino non educato.
ebbene i cittadini, e intendeva per cittadino non educato sotto questa formula due figure tipo, il cittadino apatico e il cittadino cliente, dedito al voto di scambio. Se noi dovessimo riformulare l'analisi di Bobbio dopo più di un quarto di secolo, io parlerei, ne ho parlato, di cittadino diseducato. La diseducazione è molto diversa dalla non educazione. La non educazione è un'assenza, è un'educazione mancata. La diseducazione è un processo attivo che produce cittadini diseducati. Quanti sono i cittadini non educati più quelli diseducati oggi al mondo? Ad essere benevoli sono, in tutte le democrazie reali, quasi la metà dell'elettorato. E quando diventano più della metà, almeno secondo i conteggi elettorali, eleggono i governi dei peggiori. Cosa ha a che fare tutto ciò con i diversi poteri, incluso poi il potere della democrazia, però tutti gli altri poteri che oggi stanno, per usare diciamo un eufemismo, giocando con il potere della democrazia? Oggi, proprio nel senso di oggi, sì, questi oggi, giorni, oggi, sì. La stagione che stiamo vivendo, che stiamo subendo, possiamo osservare da diversi punti di vista, da diversi osservatori, mi verrebbe da caratterizzare così il primo e macroscopico aspetto di quello che vediamo se guardiamo fuori dalla finestra. Il potere politico, i poteri politici, più o meno democratici, sempre meno democratici, oscillanti sulla non soddisfazione della maggior parte delle condizioni della democrazia, comunque sia, si trovano in una sorta di stato d'assedio rispetto a potere di fatto, a oligarchie anch'esse politiche, ma politico, economico, finanziario, mediatiche, che circondano i processi di decisione politica, non solo condizionandoli, come si vede nel cronaca quotidiana, ma molto spesso determinandoli. Il mito, della cosiddetta necessità dei governi tecnici, per cui in Grecia si prende l'economista che ha avuto quel ruolo, eccetera, eccetera, in Italia si pesca Mario Monti, è dovuto anche a questo aspetto, a questa dimensione estremamente reale della compressione dello spazio delle scelte, che sembra, non è così in realtà, sembra addirittura contrarsi ad un'unica scelta, per cui si tratterebbe in ogni situazione di trovare la scelta giusta, l'unica in grado di farci salvare la pelle. Non è così qualsiasi scelta. Se mi rispondi solo con un sì o no, Kant parlava della pace perpetua. Possiamo pensare mai a una democrazia, a scrivere o a pensare a una democrazia perpetua o a un'illusione? Sì o no? È un'illusione. È un'illusione. Grazie Michelangelo. Grazie a te.